L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente e di altri rappresentanti nell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione, anche in relazione al suo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale. L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Consulenti del Lavoro ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che è comunque in distribuzione. Per l'Ente è oggi presente il Presidente Sergio Giorgini, accompagnato dal Direttore Generale Fabio Faretra e dal Dirigente della Direzione Finanza Gianni Golinelli. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra Commissione, do la parola al Presidente Sergio Giorgini, che ha espresso il desiderio di fare un inquadramento della materia di circa 10 minuti. Restano così altri 10 minuti al Dirigente della Direzione Finanza Gianni Golinelli, che vorrà poi approfondire il tema oggetto di questa indagine, e poi daremo spazio alle domande degli onorevoli commissari che chiedono di intervenire. Prego Presidente, le ricordo a tutti che diciamo, la parola in parte la do io in quanto Presidente, in parte ve la date da voi accendendo il microfono. Prego. Grazie Presidente della parola, buongiorno ai senatori e agli onorevoli deputati. L'ENPAC è un ente nazionale di previdenza e assistenza che il consulente del lavoro è ente di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia e anche della Corte dei Conti. La sua finalità primaria è di garantire prestazioni previdenziali e assistenziali agli iscritti, gestendo in maniera oculata le risorse finanziarie a disposizione senza ricorrere a finanziamenti pubblici. ENPAC è stato originariamente istituito come ente di diritto pubblico non economico nel 1971, per poi assumere nel 1995 la configurazione giuridica di associazione con personalità di diritto privato, in seguito all'entrata in vigore del 509-94. L'attuale statuto, approvato nel 2023 dai ministri vigilanti, delinea una struttura di governance articolata e bilanciata, caratterizzata da Assemblea dei Delegati, organo assembleare composto da 125 consulenti del lavoro, con funzione di approvare e indirizzare strategica sulle politiche di investimento. Il Consiglio di amministrazione, organo esecutivo composto da 7 consulenti del lavoro, con funzione di responsabilità dell'attuazione della politica di investimento. Il Presidente, con potere di rappresentanza legale e di esercizio dei diritti di voto. Il Collegio dei Sindaci, organo di controllo composto da 3 membri che vigila sulla gestione. Sul Collegio dei Sindaci il Presidente del Collegio è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, altro sindaco, il secondo sindaco è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il terzo sindaco dall'Assemblea dei Delegati dei Consulenti del Lavoro. La supervisione complessiva dell'ente è affidata ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti, che ne approvano gli atti fondamentali e ne verificano la legalità e l'efficienza gestionale. In merito a quest'ultima, la Corte dei Conti, comunico a questa Commissione che pochi giorni fa, proprio quasi ad horas, la Corte dei Conti ha approvato il rendiconto finanziario, economico e gestionale relativo all'esercizio 2023. La governance degli investimenti di ENPAC prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti, ciascuno con specifici ruoli e responsabilità. L'Assemblea dei Delegati approva l'asse strategico, l'allocation strategica e i criteri di investimento. Il Consiglio di amministrazione definisce attua la politica di investimento avvalendosi del supporto della Direzione Finanza e di un advisor finanziario e di una commissione investimenti. Il Presidente detiene i poteri di firma, il Collegio dei Sindaci svolge il controllo generale su tutta la gestione, la Direzione Finanza gestisce operativamente gli investimenti e monitora il portafoglio, il Risk Manager esterno presidia i rischi della gestione finanziaria anche con finalità di prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione di comportamenti illeciti attraverso l'adozione del modello di prevenzione dei rischi dei reati del decreto legislativo 231-2001 e il costante monitoraggio del risk manager. Le politiche di investimento, l'obiettivo di primario nella gestione politica, soprattutto finanziaria di ENPAC, è garantire l'equilibrio previdenziale a lungo termine attraverso un asset allocation strategica definita in base di approfondite analisi ALM.
L'ente investe in una gamma diversificata di attività, sia liquide, monetario, obbligazionario, azionario, che in liquide, alternativi e immobiliare. Selezionando gli investimenti che sulla base di criteri ESG, ambientali, sociali e di governance, l'assetto strategico viene periodicamente riesaminato e aggiornato al fine di manifestare l'equilibrio previsionale e cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati. L'implementazione dell'asset allocation strategica avviene attraverso l'utilizzo di OCR. In particolare, i comparti dedicati a investimenti diretti col supporto di un advisor finanziario per la selezione e il monitoraggio di strumenti, EMPLAC gestisce gli investimenti immobiliari sia per quanto riguarda gli immobili di proprietà che per la locazione, nonché alcuni investimenti alternativi liquidi come i fondi di private equity e infrastrutturali. Investimenti alternativi sono selezionati tutti e monitorati con particolare attenzione ai profili di rischio e rendimento, nonché ai caratteristiche ESG, al fine di massimizzare il contributo del patrimonio dell'economia reale. EMPAC integra in maniera strutturata i fattori ESG in tutte le fasi del processo di investimento, della definizione dell'asset allocation strategica, alla selezione e al monitoraggio degli investimenti. Vengono considerati aspetti ambientali e sociali di governance sia a livello strategico, attraverso l'inserimento di specifici obiettivi finanziari e di sostenibilità del modello ALM, che a livello di singolo investimento. L'ente svolge inoltre un'attività di azionariato attivo, sia direttamente che indirettamente, tramite il gestore della OCR, al fine di promuovere pratiche di sostenibilità presso le società partecipate. Tali iniziative mirano a creare valore condiviso per l'investitore e per la collettività. La gestione finanziaria di EMPAC è sottoposta a un articolato sistema di controlli, svolti dalla direzione della finanza, dal risk manager e dalla banca tesoriera. Vengono prodotti reporting periodici all'andamento del patrimonio, sulla performance e sui rischi assunti, mentre la banca tesoriera fornisce servizi di monitoraggio e segnalazione statistica alla COBI. Il risk manager svolge un ruolo chiave nel verificare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo, con particolare riguardo agli investimenti di strumenti alternativi e illiquidi. Inoltre, il Consiglio di amministrazione approva specifiche procedure di controllo sulla gestione finanziaria. Al 31 dicembre 2023, il patrimonio di EMPAC ammonta a 1 miliardo 632 milioni, di cui l'81,7 vestito in strumenti immobiliari, monetario, obbligazionario, azionario e alternativi, il 18,3 in immobili. Nel 2023 il rendimento complessivo è stato del 4,69%, con volatilità in linea col mercato. Le prospettive per il 2024 indicano un rendimento annualizzato del 12,79%, grazie al miglioramento delle condizioni di mercato e all'efficacia della strategia di investimento adottata. EMPAC contribuisce in modo significativo agli investimenti nell'economia reale italiana ed europea attraverso diverse iniziative, investimenti immobiliari diretti ai fondi infrastrutturali con focus sui principi ESG e protetti e progetti di rigenerazione urbana che supportano lo sviluppo del territorio e delle comunità locali. Investimenti in private equity, venture capital, small cap, quotate e sostengono a sostegno della società e delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie imprese. Servizi di welfare e finanziamento agevolato ai consulenti del lavoro e alle piccole e medie imprese clienti attraverso convenzioni con istituti di credito e prodotti di credito dedicati. Tali iniziative, oltre a generare rendimenti positivi con il patrimonio di EMPAC, contribuiscono attraverso convenzioni tale allo sviluppo economico e sociale del Paese, in linea con le missioni e i valori dell'ente. Gestisce il proprio patrimonio attraverso un modello di governance solido e un approccio di investimenti volto a garantire l'equilibrio previdenziale a lungo termine, 30-50 anni, integrando anche considerazioni di sostenibilità.
I risultati finanziari sono positivi, con un rendimento superiore agli obiettivi e una contenuta volatilità del portafoglio. L'ente contribuisce attivamente agli investimenti, all'economia reale italiana e europea, supportando le imprese e i professionisti della categoria in un'ottica di creazione di valore condiviso e di sostegno allo sviluppo economico dell'impresa e del Paese. Alcuni dati di sintesi relativi all'ente sono: il numero degli iscritti nel 2023 sono 25.265, il numero dei pensionati 11.693, i ricavi dell'esercizio economico-finanziario 2023 ammontano a 292.234.127, i costi sempre dello stesso esercizio 192.611.555, il risultato esercizio 99.622.572. Il patrimonio dell'ente, come già detto in precedenza, ammonta a 1.632.787. Il numero dei trattamenti pensionistici erogati ammontano attualmente, sempre al 31/12/2023, a 11.570. L'importo medio delle pensioni è 13.688 euro, l'importo medio del contributo soggettivo è di 4.837, l'importo medio contributo integrativo è di 4.234. Questa è una esposizione sull'inquadramento dell'ente e sui suoi organi di funzionamento. Se il Presidente mi consente, se il Presidente per suo tramite, col suo consenso, la seconda parte sarà effettuata dal Dottor Colinelli, per, come già detto, area finanza. Certo, certo. Allora lasciamo la parola al Dottor Colinelli, pregandolo di attenersi a dei limiti di tempo, 10-15 minuti non più, anche perché alle 9.30 inizia, cioè, dichiarazione di voto in Senato e quindi gli onorevoli senatori presenti dovranno lasciarci. Prego. Grazie Presidente, grazie onorevoli senatori. Io mi limiterò infatti a fare una sintesi del dettaglio delle attività che stiamo svolgendo, dell'attuale situazione, anche nel contesto di attualità su cui ci stiamo muovendo, e delle politiche di sviluppo che stiamo mettendo nell'ambito della nostra gestione patrimoniale, ai fini di lavorare, come richiesto fra l'altro in questa audizione, sul supporto alla crescita dell'economia reale. Da questo punto di vista l'ente, come ricordava il Presidente, è in una situazione attiva dal punto di vista dell'equilibrio contributi-prestazioni, ed è in una situazione in cui garantisce notevolmente la copertura della situazione sia attualmente che in prospettiva. Il lavoro di fare un asset allocation che abbia una logica di coerenza con l'obiettivo principale dell'ente, che è l'obiettivo della sostenibilità del proprio, delle proprie prestazioni rispetto alle raccolte contributive nell'ottica di lungo periodo, è il movente attraverso cui si costruisce, con questo modello di studio degli attivi e passivi e della loro interazione, l'allocazione strategica, che è l'obiettivo degli investimenti che ci diamo nell'ambito della gestione del patrimonio. In questo senso l'ente ha tre documenti strategici che vengono presentati proprio in questo periodo. Il primo e principale si chiama criteri di ripartizione degli investimenti e dei rischi e che riguarda ogni anno, nel periodo appunto di novembre, gli indirizzi strategici che l'Assemblea dei Delegati dà all'ente in vista dell'anno a venire. Quindi nel 2025 l'ente ha già preparato l'aggiornamento di questo modello di studio degli attivi e passivi. In questo modello si incrociano temi attuariali, quindi le prospettive nel lungo periodo della crescita della categoria rispetto alla crescita dei pensionati e quindi agli obiettivi di copertura che dicevo nelle premesse. In questo senso si costruisce poi, incrociando questi dati attuariali con i dati economico-finanziari e con le analisi prospettiche che vengono studiate nell'ambito del modello stesso, un'allocazione strategica che suddivide le classi di investimento in modo da valutare gli obiettivi
strategici da darsi per l'anno a venire e quindi orientare gli investimenti tattici che, come diceva il Presidente nelle premesse, vengono portate dalla direzione finanza all'attenzione del Consiglio d'amministrazione, che poi è l'organo che mensilmente delibera per l'esecuzione degli investimenti stessi. In questo ambito, come dicevo, si incrociano altri due documenti più operativi, che vengono però ad avere un valore strategico in questa fase. Un primo documento ulteriore è il piano di ripartizione degli investimenti immobiliari, che abbraccia i prossimi 3 anni e che viene presentato al Ministero dell'Economia in modo da incrociarlo anche con i conti di finanza pubblica e avere l'autorizzazione per procedere sugli investimenti di tipo reale, appunto rappresentati dagli investimenti immobiliari. Il terzo documento, infine, è rappresentato da il passaggio dalla creazione del modello ALM che ho descritto alla logica con cui si preparano gli investimenti tattici all'attenzione dei vari consigli d'amministrazione. Siccome nel periodo appunto attuale è anche il periodo in cui si concentrano il grosso degli ingressi contributivi a disposizione dell'ente, noi abbiamo già tracciato un quadro obiettivo partendo dalla situazione attuale degli investimenti del portafoglio per arrivare a definire in vista del 2025 quali saranno le prospettive appunto di sviluppo che vogliamo dare alla nostra gestione del patrimonio. A oggi, considerato il 30 settembre, quindi l'ultimo dato consolidato che abbiamo a disposizione, il patrimonio dell'ente ammonta a 1.539 milioni. È stato suddiviso tra patrimonio mobiliare e immobiliare. La parte inerente al patrimonio immobiliare è rappresentato da 1.261 milioni. Ed è l'80% complessivo rispetto al totale del patrimonio descritto. L'altro 20% è patrimonio immobiliare, che è stato suddiviso tra investimenti diretti e investimenti attraverso fondi immobiliari, e in questa chiave viene anche presentato nel piano triennale. La suddivisione al momento vede gli immobili diretti rappresentare un 2% e la parte invece inerente ai fondi immobiliari il 16%, per appunto un totale del 18% effettivo. Questo nello sviluppo prenderà come obiettivo una graduale riduzione della parte di diversificazione attraverso i fondi indiretti che stanno arrivando a regime, che nelle logiche di diversificazione si evolveranno sempre di più con l'obiettivo di diventare fondi quasi tutti di tipo ESG. Siamo già da un po' di anni a praticare la logica della politica di sostenibilità nell'ambito della nostra politica di investimento e stiamo dando questo obiettivo di fare diventare anche sulla parte immobiliare tutto ESG e tutto diversificato. Mentre la parte diretta, partendo dalla logica di supportare la categoria acquistando gli immobili per i consigli provinciali, si estenderà sempre di più favorendo come supporto all'economia reale lo sviluppo della obiettivo di dare una tematica di diversificazione a supporto delle realtà istituzionali, assecondando le principali logiche infrastrutturali a cui l'ente tiene, che sono quelle della rigenerazione urbana, il tema del smart office, il tema che riguarderà le RSA e gli studentati. Questi sono tutti investimenti strategici che l'ente farà sempre di più crescere. Dal lato del patrimonio immobiliare ora abbiamo una diversificazione prudente, confermata con la stessa logica di prudenza anche per il 2025. La parte cash in questo momento è intorno al 4%, l'obiettivo strategico è il 3,5%, quindi siamo piuttosto allineati. Mano a mano che crescerà la parte cash andrà ad alimentare i principali investimenti nelle due asset class dei bond, quindi della parte obbligazionaria e della parte equity. Sulla parte obbligazionaria in questo momento siamo esposti al 34%. Per la maggior parte si tratta di investimenti sui governativi. Abbiamo una quota corporate importante e diversificata, molto sull'Italia, in buona parte sull'Europa, poco fuori dall'Europa. E per quello che riguarda la parte invece equity siamo al 21,8%. In questo momento è un'esposizione che va oltre rispetto agli obiettivi che ci daremo negli anni a venire di riduzione prudenziale dell'esposizione, però rimanendo sempre intorno al 20%, quindi comunque siamo allineati con gli obiettivi. Per la parte degli investimenti ulteriori abbiamo una parte alternativa che è il secondo punto di supporto all'economia reale, su cui abbiamo già da tempo iniziato a lavorare, come dicevo sempre con logiche ESG, a sostegno degli investimenti attraverso acquisti di
piccole, finanziamenti alle piccole e medie imprese acquistando fondi di tipo alternativo, in particolare private equity. Questa è un'esposizione che abbiamo mantenuto sotto controllo perché si tratta di fondi di tipo non liquido, ma che comunque hanno una grossa importanza nel supporto alla crescita dell'economia. Un'altra parte invece è sempre di supporto al sistema del credito e al sistema Italia ed è dato dagli investimenti sistemici. Lì abbiamo una quota importante, circa il 10%, che sono titoli di Stato italiano, e quello è un ambito anche strategico su cui muoverci nell'ambito della gestione patrimoniale per andare a valutare, in funzione di come appunto vanno i tassi di interesse, le politiche monetarie, i temi di attualità, per utilizzare le opportunità al momento in cui ci sono delle plusvalenze da poter realizzare e andare a realizzare le redditività che ci interessano come obiettivo complessivo, che vanno ad alimentare l'obiettivo complessivo ALM, che, per chiudere il tema, ha un obiettivo di lunghissimo termine del 3,8%, quindi come inflazione la previsione è un 2,1%, e quindi la redditività effettiva dovrà essere l'1,7% come redditività reale. Questo è un obiettivo a cui ci conformiamo usando le logiche che ho descritto. Chiuderei facendo una fotografia alla luce di questa esposizione anche attuali di come è andato negli ultimi 5 anni la gestione del patrimonio dell'ente, che prendendo il quinquennio 2019-2023 è partito da una redditività intorno al 3,5% lordo, un 2,60% netto nel 2019, è stato l'1,70% nel 2020 con uno 0,90% di redditività netta, è stato il 2,23 nel 21, all'1,53 la redditività netta, il 2,57 nel 22, 2,08 netto, e il 2,44 nel 23 con un 1,80 netto. A questi, che sono i valori contabili che hanno determinato queste redditività effettive, si aggiungono le redditività a fair value, che complessivamente calcolate a valori di mercato passano dal 12% nel 2019 al 3,5% nel 2020, all'8% nel 2021. Nel 2022 c'è stato un segno meno intorno all'8,5%, però già nel 2023 abbiamo fatto quasi un 5% e nel 2024, come ha detto il Presidente, stiamo realizzando un 12,80%. Questo per dirvi che in media abbiamo fatto un 3,97% come redditività complessiva effettiva a bilancio, che è superiore anche rispetto all'ultimo dato di obiettivo ALM che vi ho dato e che è comunque superiore anche ai dati ALM che avevamo calcolato negli anni precedenti. Grazie direttore. Allora, se ci sono, c'è una richiesta di intervento del senatore Occhiuto, ci sono altri colleghi che desiderano intervenire anche dal remoto? Io ho tolto il monitor, quindi me li dovete eventualmente segnalare voi. Prego, senatore Occhiuto. Grazie Presidente, grazie per la relazione, Presidente, al direttore per questa esauriente relazione. Lei ha citato l'interesse dell'ente di migliorare ulteriormente il profilo ESG. Volevo chiedere, ho menzionato anche che l'ente investe in fondi immobiliari con un focus sull'RSA e sull'housing sociale. Volevo chiedere quali sono, se ci sono, quali criteri specifici di ESG sono applicati per garantire, diciamo, l'impatto positivo di questi asset. Poi ci sono alcune domande più specifiche sul bilancio 2023, dove emerge che l'ente ha una partecipazione in Teleconsul Editore che opera sul mercato delle soluzioni digitali per gli studi dei liberi professionisti. E questa sottoscrizione è stata, cioè è stato un aumento di capitale fino a 24.800.000 euro circa, per circa il 99,41%, valutata al costo di acquisto. Inoltre l'ente ha sottoscritto la prima e la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni di Teleconsul, versando complessivamente 8 milioni. Volevo chiedere quali sono i benefici, ci sono vantaggi che ha ottenuto la cassa alla partecipazione in Teleconsul Editore, e se non ritenete che
tale partecipazione debba essere svalutata per perdite durevoli di valore. Qual è il patrimonio netto, diciamo, di Teleconsul Editore? Se sono state svolte delle analisi comparate rispetto in termini di rischio rendimento su altri prodotti finanziari riguardo alle obbligazioni sottoscritte. Poi c'è, dal bilancio emerge pure che il fondo Optimum USA, Property Primo, ha dovuto affrontare delle gravi criticità che hanno condizionato la valorizzazione dell'investimento, che è un progetto nel settore turistico a Miami, ha subito, diciamo, forti ritardi e anche perdite. Poi c'è un'altra perdita nella realizzazione successiva di vendita di immobili nella città di New York, e quindi volevo capire se ci sono state, se ci sono informazioni, maggiori informazioni, come mai è stato effettuato questo investimento, se ci sono valutazioni o previsioni, diciamo, su tale posizione. L'ultima domanda riguarda l'incorporata Rosalca, chiede se è ancora attiva la società, perché l'ente ha effettuato la fusione per incorporazione, e quali benefici e vantaggi ci sono stati per la cassa da tale investimento, dalle fusioni? Sono registrate minusvalenze, perdite, di che importo? Grazie. Grazie senatore Occhiuto. Chi risponde? Io risponde il direttore Golinelli. Sui temi tecnici rispondo io, poi passo la parola al presidente sui temi strategici. Puntualmente sulle tre aree che ha sottolineato. Il primo tema è il tema ESG, che è un tema su cui l'ente punta da sempre. Dal 2018 siamo stati tra i primi enti da questo punto di vista a farlo. Abbiamo redatto una politica di sostenibilità che partisse dai principi ONU, che l'ente, in coerenza con le caratteristiche della categoria, ha voluto abbracciare, e che si è dato quindi degli obiettivi operativi da raggiungere attraverso le logiche della gestione del proprio portafoglio. Quindi abbiamo inserito pressoché in tutte le aree che ho descritto, in particolare partendo dall'area principale, che è quella a mercato, su cui si investe per il tramite di investimenti in OCQM, che, come è stato poi sottolineato da Covip anche recentemente, sono una forma di investimento tattico estremamente efficiente, che consente di lavorare bene anche sulla correlazione continuativa rispetto agli andamenti di mercato. In quell'ambito lì noi però abbiamo voluto dare una linea guida molto forte dal punto di vista delle impostazioni e della sostenibilità, non solo del gestore, ovviamente, su cui facciamo il controllo preventivo, ma anche delle società che vanno attraverso il nostro investimento ad essere finanziate. Quindi lì abbiamo un presidio importante, sta seguendo una logica prettamente ESG. Più complesso, ma lo stiamo facendo, abbiamo già, così passo a fare anche le risposte sui temi del non liquido, lavorato sulla parte anche non liquida per fare l'individuazione dei KPI e quindi darci degli obiettivi di tipo qualitativo che siano coerenti col tema ESG. L'ente si sta battendo da sempre sul tema G della governance, perché il tema S è nelle proprie corde come realtà welfare, che sostiene non solo la categoria, ma in generale, come dicevo prima, l'obiettivo è quello, attraverso la categoria, di sostenere anche l'economia reale, che è rappresentata come ossatura di base dalle piccole e medie imprese, che sono la clientela di elezione dei nostri iscritti. In quell'ambito lì noi abbiamo modo di lavorare anche vedendo le criticità. Ora sottolineo una tra tante, che è quella del credito, no? Quindi in questa fase in cui, con l'aumento dei tassi di interesse, ci sono indubbie difficoltà nel ricevere credito, se le imprese dimostrano, e lo sono anche se a volte non c'è questa consapevolezza, di essere sostenibili, hanno delle agevolazioni di credito importanti. La categoria sta lavorando su quello e l'ente sta sostenendoli in questo senso. Quindi ecco, sulle varie logiche di sostenibilità lavoriamo ai vari livelli, anche in ambito operativo, e le abbiamo inserito come parametro strategico dentro la ALM, così ogni anno facciamo anche la verifica di come mano a mano sta crescendo da questo punto di vista. Su Teleconsul e su Optimum io do una risposta diretta, orientata al tema appunto delle logiche con cui è stato inserito in portafoglio e delle valutazioni di controllo. Come diceva il Presidente, abbiamo diversi presidi di controllo interni che sulle criticità accendono focus importanti su tutti i dettagli, e su questo
chiediamo ovviamente motivazioni e dettagli al gestore. Teleconsul è stato un investimento ed è tuttora un investimento strategico, quindi in questo senso passo poi la parola al Presidente che descriverà la sua logica strategica. Dal punto di vista tecnico per l'ente si è trattato di un'opportunità rappresentata dal fatto che nell'ambito della transizione digitale questa società, da noi considerata immediatamente anche come logica di bilancio un investimento di private equity, potesse funzionare per il supporto di un tema molto importante, non solo per la categoria, ma in generale per questo tipo di settore. Quindi, come su altre realtà, attraverso fondi, in questo caso, essendo una realtà della categoria, l'ente ha ritenuto di poter fare la propria parte per quello che riguarda la partecipazione sia in conto capitale che sulle obbligazioni, in virtù di un business plan che mano a mano ha avuto risultati di coerenza rispetto agli obiettivi che si era dato. Siamo ancora nella fase di sviluppo, quindi l'ente sta ancora presidiando attentamente la situazione. La situazione sul tema del patrimonio attuale, che ovviamente noi riceviamo nel momento in cui viene aggiornato, non ha al momento portato a ritenere di fare interventi tecnici di alcun genere, se non quello di lavorare su un allargamento della partnership su questo tema. Noi abbiamo coinvolto sul tema CDP, abbiamo coinvolto F2, abbiamo coinvolto controparti istituzionali importanti e cercare anche una valutazione di mercato che ci consentisse di essere sempre più precisi e sempre più attenti. Comunque la vediamo ancora come un'opportunità di sviluppo e quindi al momento è inserita in portafoglio con questa logica. Idem con Optimum, nel senso che quella è una controparte che abbiamo utilizzato nel passato per la diversificazione internazionale, ha dato nel passato ottime redditività sotto il controllo dei rischi. Devo dire che negli ultimi due periodi critici, che sono quelli del Covid e quelli del tema post-Covid e quindi dell'andamento ondivago che ha avuto in particolare il tema del mercato turistico, ha determinato in particolare per gli Stati Uniti delle criticità che ha particolarmente esposto questo fondo e quindi al momento noi stiamo completando insieme agli altri investitori un obiettivo assoluto di dare liquidità e smobilizzare il fondo stesso. Sono a buon punto, avranno ancora bisogno di 2 o 3 anni per completarlo. Noi in parallelo stiamo comunque presidiando, anche perché le logiche con cui sono fatti i regolamenti di questi fondi lo richiedono, le caratteristiche del gestore per valutare eventuali criticità che siano imputabili ovviamente anche a temi di mala gestione o di caratteristiche del gestore. Quindi l'ente insieme agli altri investitori sta con forte attenzione puntando su questo, sapendo che complessivamente la redditività prodotta su questo settore attraverso anche questo gestore ha avuto un risultato medio, un punto positivo che riteniamo possa confermare, perché oltre a quello che ha citato l'ente sempre con Optimum ha 2 altri fondi che hanno una redditività conforme con gli obiettivi e che continua a fare la loro operatività, che praticamente è la classica operatività di acquisto immobili, loro ristrutturazione e messa sul mercato. Quindi ovviamente quando ci sono temi di crisi di mercato va presidiato questo tema e va messo tecnicamente su questa logica. Passo la parola al Presidente per il discorso strategico. Prego Presidente. Grazie, io intervengo in merito alla funzione strategica di Teleconsul. La categoria dei consulenti del lavoro è formata da 25.000 circa consulenti medio piccoli, molte volte anche unipersonali o poco più, e quindi l'ente e comunque la struttura si è dotata di questa chiaramente società Teleconsul, che ha una funzione duplice, ha una funzione di editoria, di supporto, di consulenza chiaramente a tutta la categoria e anche la funzione di aver realizzato un buon programma informatico per la gestione di alcune amministrazioni, gestione paghe e adempimenti collaterali, e questo chiaramente, come tutti i programmi informatici, necessitano di uno sviluppo importante, un investimento importante all'inizio per poterlo portare in essere e nello stesso tempo per poterlo poi tenere aggiornato, perché un programma informatico non aggiornato perde immediatamente il proprio lavoro. Quindi lei mi chiedeva quali benefici ha la categoria da questo investimento. I benefici sono importanti, al momento indiretti, che vanno
al di là della posizione contabile di Teleconsol stesso, perché la categoria dei consulenti del lavoro negli ultimi anni ha sempre aumentato il proprio PIL di categoria, il proprio fatturato globale, e questo dipende dall'aiuto, non solo da questo, da una serie di concause, ma dall'aiuto importante che questa società fornisce a supporto di tutte quelle piccole realtà professionali che individualmente avrebbero difficoltà da una parte economica e da una parte chiaramente organizzativa. Il vero contributo che torna all'ente e sono i maggiori contributi, perché aumenta il reddito professionale di ciascuno e ovviamente abbiamo un andamento positivo. Ovviamente l'ente è attento a comunque anche ai profili finanziari e patrimoniali di questa società. L'assemblea dei legati del 2022 aveva già autorizzato, e l'ente si sta muovendo anche sotto quel versante, una parziale riduzione della partecipazione dell'investimento, in modo da poter conferire anche ad altri soggetti, chiaramente o aziende più deputate, più forti nel campo, di entrare e dare ancora maggiore sviluppo a questa società, che a questi programmi che attualmente ci sono, stanno facendo un grande lavoro, ma hanno bisogno di sostegno ulteriore. Lo cercheremo di fare attraverso anche l'investimento di altri soggetti, in modo da non esporre troppo l'ente a questa attività. Rimane per noi una società strategica di categoria, perché è funzionale alla sussistenza, ma soprattutto allo sviluppo della categoria stessa. Grazie. Grazie, senatore Occhiuto è soddisfatto. Nell'attesa che si... Non voglio prevaricare, quindi prego, la senatrice Furlan desidera intervenire. Io avrei ulteriori richieste di approfondimento, ma le tengo per il fondo, dulcis in fondo. Prego. Grazie, tanto grazie per le relazioni molto puntuali che ci avete. Ma io ero interessata a capire un po' più la fisionomia degli iscritti, no? Cioè il rapporto iscritti pensionati, anche il rapporto di genere. Mi interessava capire un po' meglio le fasce di età, no? Questo è importante anche nel rapporto iscritti pensionati rispetto al futuro, quindi capire un po' meglio, se ci sono questi dati, ovviamente, le varie fasce di età. E poi è molto interessante questo tema della sostenibilità sociale, dove diciamo un investimento importante, mi pare di vedere, proprio sulla polizza sanitaria, quindi questo è assolutamente, direi, quasi vitale ormai per le iscritte, a qualsiasi fondo, per la verità, non solo a questo. E poi la parte più consistente, e questo è un buon segnale di serietà, è quella sulla promozione della professione. Ecco, nelle attività di sostegno capire meglio quali sono e queste risorse dove in gran parte vengono finalizzate e utilizzate ovviamente dai consulenti del lavoro, quindi qual è la richiesta più pressante, importante che la categoria vi esprime. Grazie senatrice Furlan. Io chiederei di far rispondere il direttore. Risponde il direttore, sì. Certo, generale, naturalmente. Prego, prego direttore. Grazie presidente, grazie onorevoli senatori. Allora, l'ente ha 52 anni di età, è nato nel 72, la composizione degli iscritti è molto cambiata nel corso di questi decenni. In particolare oggi assistiamo a neo iscritti che hanno in media 33 anni. Abbiamo il 47% attualmente di consulenti del lavoro donne iscritte, ed è una percentuale più alta, ossia il 52% tra i neo iscritti. Come dire, c'è una graduale femminilizzazione della categoria. Allo stesso tempo assistiamo alla permanenza nell'esercizio della professione da parte dei pensionati. Siamo al 15% di iscritti che sono anche pensionati dell'ENPAGL. Gli over 75 che esercitano la professione, e io direi con profitto, perché lì si annidano i volumi di affari, i redditi più elevati,
sono oggi 1.400 sui 25.500 iscritti. Noi ci accorgiamo di questa età media che gradualmente sta avanzando ed è per questo che adottiamo delle politiche di sempre maggiore investimento in assistenza sanitaria integrativa e in residenze sanitarie assistenziali che venivano riferite prima, senatore Occhiuto. Diciamo l'ente cerca di rispondere ai bisogni che mutano nel tempo da parte della propria collettività, che muta nel tempo. Assistenza sanitaria, proprio di recente, l'ente, ad esempio, ha deciso di garantire a tutti gli iscritti un check-up gratuito e io direi molto ricco in termini di esami e di accertamenti che variano in funzione dell'età. Per gli over 40 c'è un determinato tipo di check-up annualmente per tutti e diversificato tra uomini e donne, perché sappiamo che la prevenzione è diversa. In ultimo, le attività di promozione. Noi abbiamo voluto qualche anno fa, nel 2016, integrare le previsioni statutarie prevedendo uno specifico fondo a bilancio, come dire, che obbliga gli amministratori a investire nel sostegno all'esercizio della professione. E ogni anno noi stabiliamo delle misure ad hoc. Io qui le cito per brevità: l'alta formazione. Ogni anno noi svolgiamo una ricerca sulle necessità che hanno gli iscritti in termini di formazione e organizziamo noi stessi dei corsi di formazione ora online, soprattutto per ottimizzare i tempi, gli spostamenti e i costi. Oltre a questo noi finanziamo borse di studio con una pluralità di università per cercare di essere attrattivi verso la professione, perché, e qui chiudo con la sostenibilità, il nostro bilancio principale è quello tecnico, per nostra fortuna dimostra ancora con i dati a 31/12/23 che abbiamo una piena sostenibilità in termini di saldo corrente per 50 anni, però il saldo previdenziale si erode sempre più nel corso degli anni perché si erodono quegli indicatori che lei ha correttamente ricordato, cioè il rapporto iscritti pensionati e il rapporto entrate contributive su uscite pensionistiche. È importante mantenere alto il flusso di ingresso tra i consulenti del lavoro. Grazie direttore. Se non ci sono altre domande, interverrei io con qualche richiesta di approfondimento. Allora, iniziamo dal tema ESG. Voi avete statistiche che consentano di affermare se la redditività degli investimenti ESG è maggiore, minore rispetto a quella tradizionale? Questo è un tema che ci interessa anche perché l'approccio ESG in questa fase nel dibattito internazionale, ma sempre di più anche in quello nazionale, è soggetto a valutazioni, critiche circa i suoi costi e i suoi benefici. Siccome quando ci addentriamo sul tema degli investimenti alternativi, sul tema del venture capital, quello che viene opposto dalla categoria in generale è ma noi dobbiamo garantire un rendimento, dobbiamo ridurre il rischio, allora mi interessa sapere se gli investimenti ESG hanno un rendimento sui rischi. Ci confronteremo in altre sedi. Prego, intanto se posso sapere questo, mi fate una cortesia. Grazie Presidente, risponderei io. Andando un po' più nel dettaglio infatti sul tema, e anzi la ringrazio perché è un tema a cui, come dicevo, teniamo molto, che quindi significa anche avere una grossa responsabilità a scegliere spingere su un tema. Noi lo facciamo non per partito preso, ma per caratteristiche che descrivevo prima, dei nostri iscritti, che li mettono a stretto contatto con realtà potenzialmente deboli rispetto all'economia. Noi abbiamo un posto in consiglio d'amministrazione del Forum per la Finanza Sostenibile, a cui siamo iscritti fin dal 2018, e ultimamente abbiamo continue collaborazioni, oltre che col Forum, anche con ASVIS. Queste sono istituzioni che ci consentono di avere aggiornamenti proprio sul dato che richiedeva, quindi posso risponderle poi rimandando a dettagli che le farò anche avere magari più approfonditamente. Il tema generale
portato avanti anche, siamo fra l'altro in coda alle settimane della sostenibilità, quindi proprio in questi giorni se ne ha parlato, ha portato a definire il tema secondo una duplice ottica. Secondo l'ottica contingente è corretto quello che sottolineava, cioè c'è da fare un bilancio costi-benefici rispetto alla scelta di andare pesantemente sul tema della sostenibilità. Io con pesantemente intendo avere impostato obiettivi di investimento che puntano molto, a volte forse troppo, su alcuni temi che sono più contingenti che non di lungo periodo. Noi, siccome abbiamo un'ottica previdenziale di lungo periodo, abbiamo sposato più altri principi che sono di più di maggiore risultato nel tempo. E in questo passo a dirle, no, che le analisi fatte dal Forum per la Finanza Sostenibile in particolare hanno portato ad individuare, prendendo l'indice principale dell'azionario, l'MCI, e utilizzando l'MCI Sustainability, si è visto come nel breve periodo, a fronte di situazioni contingenti, mi riferisco in particolare al tema sull'energia in conseguenza delle guerre, ha determinato delle cadute di redditività puntando sulla E del tema ESG, quindi in particolare sul tema ambientale, incrociando sia E che sostenibilità che tema di governance e valutando orizzonti un po' più ampi. L'MCI Sustainability negli ultimi 10 anni è metodicamente stato più basso di volatilità e con performance che a seconda dei settori spesso superava l'MCI World, a volte si posizionava sotto, poi appunto vedremo, farò avere i dati di dettaglio. Questo è per dire, no, che io ho avuto generale... il privilegio di essere stato studente del professor Giovannini, quindi sì, non sono stupito del fatto che un forum come l'ASVIS si esprima positivamente rispetto alla sostenibilità. Certo. E ci sono ottimi motivi per esprimersi in tal senso. La domanda era puntuale ed era sulla vostra esperienza. Se permette, certo, passo, lei mi ha detto che ci farà avere i dati e quindi sì, li aspettiamo. Diciamo, considerazioni di ordine generale sarebbero interessanti, ma purtroppo no, non abbiamo tempo per farle, oltre che essere nel loro essere generali e quindi scollate da un dato contabile, rischiano di portarci su un terreno sul quale che è quello dell'opinione, dove ognuno ovviamente ha il diritto di avere le proprie. Dunque le volevo evidenziare agli intervenuti che, diciamo, l'interesse di questa commissione per la vicenda Teleconsul non è un interesse estemporaneo. Io desidero ricordare che nella relazione della Corte dei Conti del 2020 la Corte raccomandava pressanti forme di indirizzo e di controllo svolte continuativamente e secondo la formula del collegio sindacale dell'epoca in maniera stringente, considerando le previsioni di perdita dei prossimi esercizi. Nella relazione sul 2022 questa Corte, ribadendo quanto espresso nei precedenti referti, ricorda come gli obiettivi pianificati da Teleconsul non siano stati in precedenza raggiunti, pertanto, considerando inoltre il forte impegno finanziario di EMPACL, raccomanda la massima prudenza nelle scelte gestionali. La risposta di EMPACL è stata quella di far crescere la propria partecipazione, tra l'altro dal 99.2 al 99.4, diciamo che era già abbastanza controllata, insomma, io penso che quindi no, è una reazione un po' controintuitiva, quindi dovete scusare se al netto delle diciamo, valutazioni strategiche, noi che dobbiamo controllare i bilanci ci poniamo questo tipo di perplessità. Non ritenete che ci debba essere una svalutazione di questa partecipazione alla luce del fatto che la diciamo, gestione, che può avere un significato strategico che per il momento non discuto, ma comunque evidenzia queste cose e non è diciamo, ed è una storia lunga, insomma, che non, dove non si vede un'inversione di tendenza? Chiedo questo, scusate, per maggiore, così almeno chiudiamo quel punto che arriviamo a una conclusione. Grazie. Grazie Presidente, rispondo io. Allora, la questione Teleconsul, come lei ha puntualmente espresso, nasce così. Nel 2019 è stato fatto un progetto di investimento su un programma di categoria, un programma informatico importante che richiedeva un certo tempo e un determinato tipo di investimento. L'aumento che lei ha puntualmente citato è relativo alla necessità di portare a termine quel programma, perché se avessimo fermato il programma a metà in qualche modo avremmo avuto problemi.
adesso abbiamo un buon programma, abbiamo del materiale, ma dobbiamo sviluppare la parte vendita. Sotto questo profilo, ma era propedeutico e necessario averlo quel prodotto per poterlo poi mettere in disposizione della categoria, sotto questo profilo a mente e degli investimenti fatti e che momentaneamente hanno prodotto delle perdite, c'è una valorizzazione del patrimonio, ma come dicevo l'Assemblea dei Delegati già nel 2022 ci ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a valutare, e su questo magari do un'informazione aggiuntiva a lei e a questa Commissione, che c'è in corso delle trattative per poter sviluppare quel programma attraverso l'ingresso in partecipazione di società molto ampie e comunque specializzate in quel prodotto, in modo che quel prodotto possa decollare anche su mercati diversi da quello dei consulenti del lavoro, in modo da avere un ritorno anche su quel profilo. La svalutazione, essendo in corso, Presidente, una trattativa che dovrebbe vedere alla luce comunque entro la fine di novembre, la valuteremo esattamente nel consolidato, ma opportunatamente, pur tenendola presente, al centro di una trattativa ci sembrava inopportuno procedere in quel momento per poter portare il prodotto su questo mercato. Il Consiglio di Amministrazione, di cui mi onoro di presiedere, è molto attento, ha attenzionato questa posizione, la sta chiaramente monitorando, e comunque noi arriveremo a una definizione nel giro di breve, cercando di allineare chiaramente i conti e lavorare per sviluppare con risorse esterne questo progetto. Sì, la ringrazio. Lei ha sostanzialmente ribadito l'importanza strategica di questa società per i consulenti del lavoro attivi. Io rilevo che è, diciamo, la prima volta che ci capita e non è una valutazione negativa, è solo una valutazione, perdonatemi, incidentale e statistica, di vedere che c'è una cassa che, diciamo, assume come proprio obiettivo strategico, fra gli altri ovviamente, il sostegno della categoria attiva. Noi qui pensiamo che le casse abbiano come obiettivo primario e debbano investire risorse nel sostegno della categoria, al termine della propria vita lavorativa. Quindi è questa la cosa che, dal punto di vista concettuale, personalmente ho fatica ad assimilare, però lei me l'ha ribadita e quindi ne prendo atto. A questo proposito, gli attivi sono quelli che dovrebbero sostenere i pensionati con i loro contributi. Qua vediamo che dal bilancio 2023 emerge che i crediti contributivi sono passati da 209 milioni di euro a 216 milioni di euro, quindi c'è un incremento di 7,2 milioni di euro della morosità. Sarebbe interessante una vostra valutazione non solo sul perché stia aumentando, ma anche su la congruità del fondo di svalutazione, su quali misure state ponendo in essere per contrastare questa evasione contributiva. Può rispondere il direttore generale? Ma certo, diamo la parola al direttore generale. Prego. Grazie, direttore. grazie. Per quanto attiene il fenomeno dei mancati versamenti, noi registriamo un comportamento che è virtuoso da parte degli iscritti, che hanno preso consapevolezza dell'importanza, della costruzione del loro personale montante contributivo dopo che l'ente nel 2012 ha adottato un metodo di calcolo contributivo, appunto il calcolo delle pensioni. L'ente ha sempre applicato una grande severità, ormai siamo arrivati a circa 15.000 ricorsi per decreto ingiuntivo dal 2000 ad oggi. Abbiamo una specifica area che si occupa appunto di contrastare l'evasione contributiva. I contributi non riscossi in realtà sono diminuiti nel tempo, perché quel dato di bilancio che correttamente è stato riferito ora dal Presidente Bagnai, perché l'ultima delle scadenze, la più importante forse dell'anno, cade in un periodo, ossia il 20 di dicembre, in cui non è possibile contabilizzare l'ultima rata nel bilancio. Questo è accaduto negli ultimi 2 anni.
a testimonianza che l'attività di recupero dei crediti ha funzionato in questi anni, riferisco che i ministeri vigilanti, lavoro e MEF hanno approvato un provvedimento davvero straordinario, che così si chiama, che ha consentito all'ente di riportare in regolarità contributiva qualche migliaio di consulenti del lavoro che avevano magari pochi euro di contributi da versare attraverso una sensibile riduzione delle sanzioni. Questo è stato possibile, abbiamo potuto dimostrare ai ministeri vigilanti l'intensa attività di recupero che l'ente ha svolto. Infine, Presidente, io vorrei qui porre una sottolineatura su un aspetto. L'ENPAGL punta così tanto sui propri associati da essere l'unico ente di previdenza di questo settore che riversa sui montanti contributivi ben il 75% del contributo integrativo. Quindi l'ente non solo non ha contributi di scopo per finanziare l'assistenza sanitaria, che veniva ricordata qui l'onorevole, ma addirittura utilizza una piccolissima parte del contributo integrativo per le spese di gestione e anche per la patrimonializzazione, che per questo motivo è più bassa comparativamente con le altre casse. Noi abbiamo montanti dei nostri associati, in termini comparati, più alti delle altre professioni, che non godono, godono in piccolissima parte del beneficio del contributo integrativo. Noi abbiamo la consapevolezza di quanto sia importante non tanto il patrimonio per garantire la sostenibilità nel tempo del nostro ente, quanto il gettito contributivo, cioè che il gettito contributivo degli associati sia coerente con le previsioni del bilancio tecnico. Ed ecco perché siamo molto vicini ai nostri associati con tutte quelle iniziative a sostegno della professione che venivano ricordate poc'anzi. Grazie direttore. Guardi, abbiamo pochissimo tempo, faccio un'ultima domanda molto, molto puntuale. Dall'ultimo bilancio emerge che gli affidamenti diretti, insomma, quello del codice degli appalti è un tema molto rilevante per la categoria, quindi ci interessa anche avere il polso di questa situazione. Gli affidamenti diretti sono pari a 247, salvo errore, cioè il 92% del totale complessivo delle diverse procedure disponibili. Mi interessava una vostra valutazione su questo dato, insomma, quali motivi, insomma, spingono l'ente a prediligere la forma dell'affidamento diretto. Possono anche banalmente essere motivi quantitativi legati all'entità degli importi, insomma, questo... È proprio così, Presidente. Cioè, sono tutti affidamenti sotto soglia? Sono tutti affidamenti ampiamente sotto soglia. Peraltro la nuova soglia, come lei sa, è piuttosto alta. Il nostro è un ente piccolo, abbiamo affidamenti molto molto bassi che non richiedono attività comparata. Tuttavia la stragrande maggioranza di questi affidamenti noi li facciamo tramite il mercato della pubblica amministrazione. Con molto rigore utilizziamo quasi esclusivamente MEPA. Grazie, sì, questo è un organo tecnico, insomma, per metterci un po' di politica, l'innalzamento della soglia è stato anche un impegno di questa maggioranza, di alcuni o tutti i partiti di questa maggioranza. Mi toglie una curiosità, ma l'incarico alla società di revisione è stato conferito per affidamento diretto? Assolutamente no. Ecco. L'affidamento alla, solo per completare, segue una procedura tutta particolare che viene svolta sul piano, diciamo, strumentale dall'EMPAGL, ma in realtà è gestita completamente in ogni fase dal Collegio dei Sindaci, ed è il Collegio dei Sindaci che formula la proposta di aggiudicazione non al CDA ma all'Assemblea dei Delegati. Ottimo, grazie. Mi aspettavo una risposta simile, perché è del tutto evidente che in materia simile è necessario evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse, ma davo per scontato che così fosse stato. Mi interessa anche, naturalmente, in audizioni di questo tipo, anche mettere a verbale tutta una serie di contenuti e di buone pratiche, perché è opportuno farlo per dare un'immagine a tutto tondo delle dinamiche del settore e delle singole entità che lo compongono. Allora, io ringrazio nuovamente i rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Consulenti del Lavoro che sono intervenuti, ringrazio i colleghi che sono intervenuti e che libero perché in Senato sono iniziati i lavori, e dichiaro conclusa l'audizione, la seduta è tolta. Grazie.